Protesi di tipo Toronto con o senza gengiva finta? Ragioniamo insieme in questo video. Ciao a tutti, continuiamo questa serie di video in cui parliamo della protesi di tipo Toronto, una soluzione protesica sempre più utilizzata e quindi della quale i pazienti hanno sempre più bisogno e necessità di avere le adeguate informazioni. Dunque, una protesi di tipo Toronto è una soluzione protesica fissa che viene utilizzata normalmente per sostituire intere arcate, una protesi che normalmente viene sorretta da 4 o 6 impianti dentali attraverso la cosiddetta tecnica dell'All-on-4 o dell'All-on-6. Bene, nel video di oggi cerchiamo di affrontare una tematica specifica della protesi di tipo Toronto, ovvero gengiva finta sì o gengiva finta no. La gengiva finta è per molti pazienti un ostacolo importante alla realizzazione e all'accettazione di una soluzione protesica di questo tipo. Effettivamente, il passaggio che vi è fra la gengiva finta e la gengiva vera è una zona all'interno del caporale che certamente non ha una grande valenza estetica. Tuttavia, quella parte di gengiva rosa ha un significato clinico molto importante. Cerchiamo di capire perché è importante averla e quando se ne può fare a meno. Partiamo dal presupposto di dover eseguire un intervento di implantologia a carico immediato con una realizzazione di protesi di tipo Toronto. Quindi ipotizziamo che il nostro paziente abbia dei denti ormai non più recuperabili, dei denti con una parodontopatia molto grave, dei denti in sostanza che devono essere estratti. Ebbene, ipotizziamo di aver fatto tutta la nostra valutazione pre-chirurgica e che si sia deciso insieme al paziente di realizzare un intervento chirurgico durante il quale si seguirà nel corso appunto dello stesso intervento chirurgico l'estrazione dei denti, l'inserimento degli impianti e quindi la consegna di una protesi a carico immediato, una protesi provvisoria di tipo Toronto. Una volta che i denti vengono estratti, l'osso va incontro inevitabilmente ad un processo di riassorbimento. I denti sono infatti contenuti, alloggiati all'interno di una componente ossea che prende il nome di osso alveolare. Nella parte inferiore o superiore, a seconda dell'arcata che prendiamo come riferimento all'osso alveolare, è presente invece quello che prende il nome di osso basale. Ebbene, nel momento in cui i denti vengono estratti, l'osso alveolare andrà incontro ad un processo di riassorbimento. L'entità di questo riassorbimento è molto variabile. Non è possibile prevedere quanto osso si riassorbirà una volta che i denti verranno estratti. E dunque cosa si farà? Quindi una volta che i denti verranno estratti, si procederà a quello che prende il nome di intervento di osteoplastica riduttiva. Questa brutta parola per dire semplicemente che una volta estratti i denti, il chirurgo andrà propositamente a rimuovere quella porzione di osso che andrà poi incontro ad un fenomeno di riassorbimento, in modo tale da poter inserire gli impianti non all'interno dell'osso alveolare, ma all'interno dell'osso basale, ovvero quella porzione di osso che invece non andrà incontro ad un processo di riassorbimento. Questo passaggio, che sembra un dettaglio ma in realtà è fondamentale, è molto importante al fine di poter realizzare poi una protesi che ci dia dei risultati stabili nel corso del tempo. Qualora non si optasse per questo passaggio intermedio di osteoplastica riduttiva, il rischio potrebbe essere quello di inserire gli impianti per poi vedere a distanza di qualche mese o di qualche anno un progressivo riassorbimento osseo, quindi con l'esposizione di inestetici bordini neri che vanno quindi a compromettere il risultato estetico della riabilitazione nel migliore dei casi, mentre nel peggiore dei casi questo porterebbe all'esposizione dell'impianto dentale che potrebbe essere più facilmente aggredito dai batteri, con quelle che potrebbero essere poi le conseguenze del caso. Quindi, ricapitolando, una volta tolti i denti, sarà necessario fare questo interventino di osteoplastica riduttiva al fine di poter inserire gli impianti in un osso stabile nel tempo, l'osso basale. E cosa succederebbe se invece di inserire gli impianti contestualmente all'estrazione dei denti io inserissi gli impianti a guarigione avvenuta? Bene, succederebbe sostanzialmente la stessa cosa, nel senso che
io toglierei i denti, a quel punto non eseguirei alcun intervento di osteoplastica riduttiva, non inserirei gli impianti dentali, aspetterei la guarigione spontanea dell'alveolo post-estrattivo e della gengiva e vedrei a distanza di 2-3 mesi dall'estrazione dei denti comunque quel fisiologico riassorbimento osseo dell'osso alveolare cui l'osso andrà incontro. Quindi o in un caso o nell'altro il mio osso si ridurrà in termini di altezza. Ebbene, a questo punto, se il mio osso si ridurrà in termini di altezza, a cosa andrò incontro? Andrò incontro al fatto che se devo mantenere una dimensione verticale e quindi la dimensione che ci permette di masticare correttamente, di parlare correttamente, di avere un'estetica adeguata, e quindi se devo mantenere una dimensione verticale corretta, ovvero la stessa dimensione verticale che il mio paziente aveva prima di togliere i denti, per forza di cosa dovrò compensare quel riassorbimento osseo utilizzando uno stratagemma. Lo stratagemma è quello di utilizzare una gengiva finta, una gengiva rosa. Se io non utilizzassi una gengiva rosa finta e volessi mantenere la stessa dimensione verticale, l'alternativa sarebbe quella di utilizzare dei denti molto lunghi. L'utilizzo di denti molto lunghi darebbe vita a quello che viene detto, viene chiamato sorriso equino, un po' simpaticamente, per fare riferimento quindi ad un sorriso con dei denti molto lunghi, sicuramente molto brutti da un punto di vista estetico. Mentre l'utilizzo della gengiva rosa in una protesi di tipo Toronto ci dà la possibilità di utilizzare dei denti di dimensioni congrue in termini funzionali e in termini estetici. A questo punto però bisogna approfondire il ragionamento mettendo in campo due nuove variabili. La prima variabile è quella legata all'ampiezza, o più che all'ampiezza, all'altezza del sorriso gengivale del paziente. Ovvero ci sono pazienti che quando sorridono, come nel mio caso, non scoprono la gengiva, ci sono altri pazienti che invece quando sorridono mostrano vistosamente la gengiva. Se io facessi una protesi di tipo Toronto con una gengiva finta in pazienti che hanno un sorriso gengivale molto alto, tutte le volte che il mio paziente ride si vedrebbe questo distacco netto fra gengiva finta e gengiva vera, con un risultato estetico orribile. Come potrei risolvere la situazione? Potrei risolverla in due modi, o meglio in tre. Potrei risolverla semplicemente facendo appunto il mio intervento di osteoplastica riduttiva, quindi riducendo la quota di esposizione gengivale, potrei già semplicemente quindi in questa maniera risolvere il problema e quindi realizzare una protesi di tipo Toronto con una gengiva finta che tuttavia non si vede durante il sorriso del paziente. Oppure potrei associare a questo stratagemma un intervento chirurgico per la cosiddetta risoluzione del gummy smile, quindi del sorriso gengivale, e quindi un intervento chirurgico che mi permette di ridurre attraverso un'apposita tecnica la mobilità del labbro superiore e quindi la capacità e la possibilità del paziente, per il paziente di esporre il labbro oltre una certa dimensione. Quindi il labbro in un certo senso sarebbe, passatemi il termine, legato, bloccato in una determinata posizione, non potrebbe andare oltre, quindi non si vedrebbe più la gengiva. O ancora potrei utilizzare una protesi tipo Toronto senza gengiva, con degli evidenti limiti potenzialmente estetici che però ci potrebbero essere. Un'altra domanda da farsi è se a questo punto ogni volta che si realizza una protesi di tipo Toronto è necessario realizzare una componente rosa. La risposta è fortunatamente no, nel senso che se io ho un paziente al quale sono stati estratti dei denti, in seguito all'estrazione c'è stato quel fisiologico riassorbimento osseo di cui parlavamo, ma tale riassorbimento fisiologico non è di un'entità tale da costringermi ad utilizzare una gengiva, una componente gengivale rosa, finta, per poter avere poi dei denti di dimensioni congrue, di dimensioni corrette, ebbene potrò evitare di utilizzare la gengiva rosa. Quindi, volendo riassumere, sento di lasciarvi con queste indicazioni. Innanzitutto, ogni singolo caso va analizzato, perché
ogni situazione può essere differente. In secondo luogo, sebbene sia presente questa gengiva finta rosa, nella stragrande maggioranza dei casi, quando il paziente ride, non è in grado di portare il labbro ad un'altezza, ad un livello superiore rispetto a quella che è l'esposizione dentale, quindi di fatto è un problema estetico che non si pone. Nel senso che solamente il paziente e il dentista, il chirurgo e il protesista sanno che è presente una protesi realizzata in questa maniera, ma di fatto esteticamente, nella vita sociale, nella vita di tutti i giorni, nessuno si accorgerebbe di questa situazione. Terzo aspetto che tengo a sottolineare è che oggi, grazie ad l'utilizzo soprattutto di materiali ceramici, quindi quando si realizza una protesi di tipo Toronto con l'utilizzo della ceramica, è possibile realizzare delle gengive finte con una valenza e di una valenza estetica molto molto elevata. Bene, spero di essere stato utile con queste informazioni, spero di non essermi dilungato troppo, ma ritengo che quello relativo alla presenza della gengiva rosa, quindi della gengiva finta o meno, sia un aspetto molto sentito dai pazienti che devono sottoporsi ad un intervento di implantologia. Quindi spero di essere stato utile con queste informazioni, vi mando un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!